Per fare una cover, ho la ricetta. Ma se hai un desiderio serio, di le parole magiche. Genio, voglio che mi fai una cover. Premesso che vi odio tantissimo perché quando ho chiesto volete lo speed o volete la spiegone, ovviamente avete scelto la versione lunga perché ci metto di più a montarla e quindi va bene. Comunque, come al solito, questo tipo di spiega cose non è un tutorial pixel per pixel, ma è una linea generale di come procedo a fare determinate cose. In questo caso si tratta della cover di una canzone, Give Me Your Heart, del mio amico Sebastiano Serafini, insieme a Rin Rin Doll, che è la ragazza che vedrete poi nella cover. Ed è una canzone di cui metà del testo dice cose che non capisco, a parte il ritornello che dice Give Me Your Heart. Ora dunque, di questa canzone qui ho precedentemente montato il video, che penso linkerò alla fine perché in teoria verrà pubblicato in contemporanea. E ho fatto le riprese tutto in questo posto fichissimo, uno studio a Tokyo per i creators, che è nello stile Edo, credo si chiami. Praticamente il Giappone antico, perdonate l'ignoranza mia in materia, e quindi è parte ambientato con tutte quelle acconciature fighe. Quindi prima cosa che si fa per una cover, come ho fatto ad esempio nel poster quello che di Game Therapy, la fan art che ho fatto di VJ, in quel caso sì, la prima cosa da cui si parte comunque è un'idea, l'idea per la composizione o l'idea per un'azione, l'idea comunque qualcosa su cui focalizzarsi. Molto spesso l'idea iniziale poi cambia man mano che la si fa, sia perché magari si ha un'idea con un'immagine particolare in testa che non corrisponde alle foto che si hanno a disposizione, sia perché altrettanto spesso in via di facimento, magari anche per un errore di mettere una foto con il metodo di fusione sbagliato piuttosto che nell'angolo sbagliato o cosa, viene fuori una cosa che dici, oh mio Dio, com'è figo, e magari rifai il lavoro da zero perché la cosa casuale si risulta essere più bella di quella poi che si aveva in testa. In questo caso l'ispirazione, pensando al Giappone, per quanto l'altra sia cinese, ovviamente ho pensato a Mulan. Siccome nella storia si parlava, nella storia d'amore con una, c'era di mezzo anche uno spadaccino, guerriero, Samu, qualcosa, un tizio con una spada, e mi è venuta subito in mente la copertina di Mulan con lei con parte della faccia coperta dalla spada che mostra le due facce. Siccome anche questo si ricollegava al video e alla canzone, ci stava che era tipo, e quindi ho preso ispirazione da quello. La seconda cosa da fare è raccogliere tutte le foto, tutte le immagini di sfondo, di primi piani, tutti gli oggetti che si vanno a usare e comporre l'immagine. Ovviamente all'inizio verrà uno schifo perché sono scontornate malissimo, perché ovviamente quando si fa questa fase non si va a scontornare direttamente, si fanno degli scontorni alla Pollock più o meno per avere un'idea dei pezzi da mettere. Ad esempio in questo caso avevo provato con una spada che però poi non andava bene perché era troppo sottile, ne ho provato un'altra, quindi ho fatto più tentativi. Ovviamente se mi fossi messa a scontornare bene ogni singola parte per poi buttarla via perché non mi comodava, ci avrei messo tipo 15 anni di più. Quindi deve essere una parte veramente grezza, solo per avere un'idea complessiva, vedere se come spazi, se ci sono dei vuoti, se magari una cosa funziona meglio di un'altra girata a destra piuttosto che a sinistra, quindi è una fase di bozza praticamente. Quando si è abbastanza sicuri della direzione che si è presa, quindi si ha una bozza decente, ovviamente si comincia a rifinirla, o almeno io faccio così, non so gli altri. Quindi nella seconda fase è appunto terza, ispirazione, bozza. Terza fase è appunto lo scontorno, quindi comincio a ripulire le varie zone, in questo caso ho scontornato i capelli della ragazza. Ho unito, siccome ho utilizzato più foto, perché avevo alcune immagini le ho prese dal video che ho montato per l'acconciatura, il vestito ovviamente, però non c'erano mai riprese frontali, mentre a me per questo lavoro serviva una ripresa frontale, quindi ho utilizzato una foto che non c'entrava assolutamente, una beata fava, dove tra l'altro la ragazza aveva la frangetta,
e quindi mancava un pezzo di fronte. Non so come facciano normalmente, penso che quando fanno foto ritocchi si utilizzino principalmente foto, quindi probabilmente se io non avessi saputo disegnare avrei cercato una foto qualsiasi di una ragazza con un pezzo di fronte da utilizzare come legaccio tra l'acconciatura e il viso sottostante. Avendo la comodità di Photoshop, la tavoletta grafica e una mano che più o meno sa fare, molto spesso se ci sono parti piccole tendo proprio a ridisegnarle, a farle io manualmente, che ci metto di meno che non a fare proprio il collage pezzettino per pezzettino. Questa capacità vi torna utile anche se appunto vi chiedono di fare una cover, ma non hanno le foto fatte da un fotografo professionista, eccetera, quindi vi dicono fa te, che è un po' il grande classico, fai te, mi fido. Va bene, grazie per la fiducia. Quindi spesso anche le foto non sono di qualità eccelsa. Beh, intanto le acconciature le ho prese appunto da dei video, che quindi sono in movimento e non è la stessa cosa che un fermo immagine di una fotografia colto da una macchina fotografica. E allo stesso modo le foto che ho trovato non erano proprio super mega HD, fortunatamente l'immagine serviva per iTunes, quindi insomma non è che dovessi fare una cosa chissà a quale qualità strepitosa, non va stampata, quindi vabbè. Nel caso di stampa o cose più grandi vi devono fornire le foto, perché se no viene fuori una cosa con i pixel che ci potete infilare dentro la testa. La capacità di disegnare vi può tornare utile sulle foto sgranate, perché ad esempio Photoshop ha sì dei metodi per migliorare leggermente la qualità di un'immagine un po' sgranata, un po' sfocata, eccetera, però non può certamente competere con una foto già nitida, cioè puoi andare a recuperare un pochino di qualità, non recuperare la foto come se l'avessi fatta con una macchina super fichissima, ovviamente. Quindi il poter disegnare mi permette in dettagli, come ad esempio quello dell'occhio, di andare a ridisegnarci sopra le ciglia, l'iride, cosa le sopracciglia, proprio l'ho ridisegnata a mano un pezzetto alla volta, altrimenti comunque l'avrei presa da una foto di un altro sopracciglio e avrei fatto un fotomontaggio. Comunque sono due cose che vanno di pari passo, solo che spesso, soprattutto su cose un po' evanescenti come questa copertina che non necessitava di iperrealismo, vado meglio e faccio molto prima a disegnare che non a trovare i pezzi esattamente come mi servono. Altrimenti appunto se vi date al fotomontaggio è un po' come quando facevo gli untuning dei cartoni, dove prendevo i singoli pezzettini e alla fine rimontavo tutta la faccia un pezzetto alla volta. In quel caso però si aveva una foto unica di partenza, mentre se andate a prendere sopracciglio da una foto, mento da un'altra, eccetera, vi ritrovate con colori diversi, illuminazioni diverse, quindi più parti diverse andate ad aggiungere, più è difficile poi uniformarle, perché dovete trovare la luminosità giusta, il contrasto giusto per farle star bene assieme in maniera uniforme. Quindi faccio prima disegnare, che così mantengo quello che mi serve. Una volta che ho scontornato tutte le parti, in questo caso siccome era esattamente centrale ho lavorato solo su una metà faccia, quindi anche metà acconciatura, l'ho rifinita ridisegnandola, aumentando un po' il dettaglio di tutte queste decorazioni, questi gioielli che ha nei capelli, l'ho fatto a mano su una metà, dopodiché l'ho tagliata, l'ho messa a speculare e ciao. Poi vabbè, ovviamente ho aggiunto anche ho aggiunto Sebastiano, il ragazzo, nella parte della spada, con un metodo di fusione in modo che si vedesse solo le parti centrali del viso, mi interessava l'occhio, il naso, la bocca, non il resto della faccia. Una volta che avete unito tutte le parti, o col fotomontaggio o con parti disegnate, comunque avete reso omogeneo il tutto, almeno personalmente vado a lavorare sulla luce e il colore in modo che le varie parti abbiano un'illuminazione simile. In questo caso non ho dovuto fare un particolare lavoro, perché per il semplice fatto che alla fine era un soggetto principale, non c'era una fonte luminosa decisa, tipo una lampada, una lanterna o una lucciola o qualcosa che desse luminosità, quindi non ho dovuto uniformare così tanto. In altri casi, dove ad esempio avevo
una ragazza con un gioiello verde in mano. Sono andata ad esempio a fare dei livelli di, con metodo di fusione tipo sovrapponi o luminosità con, facendo una sfumatura verde sul gioiello e poi andando a disegnare, ma lì potete farlo proprio col mouse a grandi linee, tipo delle chiazze verdi dove arriverebbe la luce e poi le andate a sfocare, questo su un livello trasparente sopra, e cercate un metodo di fusione che possa andare bene o anche più livelli. Cercate un punto di luce o un colore particolare che venga da una direzione, anche se non c'è una luce particolare, potete scegliere che da destra ad esempio arrivi una luce violacea e andando a disegnare più o meno sui vari contorni di tutte le cose quel colore lì, lavorando sulla luce, date un senso un po' di uniformità, perché tutte le cose avranno quella luce viola che viene da lì e quindi sembreranno più appartenere alla stessa immagine che non se non hanno nessun punto di riferimento. In questo caso qui ho semplicemente messo un po' di... ho illuminato leggermente la spada, quindi con un effetto un po' glow, e poi ho messo una luce, non so, speculare rispetto a cosa, dall'alto. Comunque ho dato a tutta l'immagine una lieve illuminazione rossastra che mi riportava poi allo sfondo che avevo scelto rosso, al trucco che ho aggiunto rosso alla ragazza, il rossetto eccetera, il suo vestito e i gioielli che ha nei capelli, quindi per mantenere una specie di trenso, continuum spazio colorale, temporale era, mentre dall'altro lato ho deciso di farlo più spento, più freddo, per riprendere l'acciaio o comunque il metallo della spada, e quindi c'è una specie di gradare da rosso a grigio che copre sia la ragazza che la spada e quindi fa un po' da passante, da legame a tutta l'immagine. Sto parlando da un sacco e comunque queste sono più o meno le fasi. Ovviamente poi è anche molto importante il testo, perché ho visto un sacco di copertine di libri, cosa con delle illustrazioni fatte da della gente con i controcazzi, rovinate da dei font buttati, cioè non dico neanche Comic Sans perché lì siamo veramente negli abissi, ma una bellissima copertina tutta con fogliame, con l'elfa in primo piano, cosa, ci sbattono un font rosso in mezzo così che ti... oh mio Dio, perché l'hai fatto? Cioè veramente un testo, un font sbagliato può uccidere l'immagine più bella, quindi è una cosa su cui porre abbastanza attenzione. Tipo nel poster di Game Therapy avevo lavorato abbastanza sul font perché l'avevo fatto anche luminoso, con dei riflessi, con delle luci che sprizzavano a destra e manca, perché tutta l'immagine era abbastanza cyber sbrilluccicosa. In questo caso qui non ho neanche posto troppa attenzione in realtà al font, ne ho messo uno abbastanza semplice che facesse da contrappeso al logo di Sebastiano e al nome della ragazza e alla mia firma. Insomma, ho cercato solo di bilanciare un po' il titolo da una parte con i credits dall'altra, e insomma, giusto per... Su quello avrei potuto mettermici con più impegno, però il tempo scarseggiava. E quindi così è come io ho fatto una cover. Non so se vi possa essere utile. Qui vi lascio comunque... vi lascerò il link al video della canzone, penso, al canale di Sebastiano, che mi ha concesso di usare la sua canzone, e se non l'avete visto, allo speed di questo coso, perché io bla bla bla, però è più bello vederlo veloce. Giuro, è molto più figo. Devo dire qualcos'altro? Sì, che le spiegazioni sono lunghe, 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 come quest'estate. Spero il video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile come al solito, e insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete bisogno, ma non so se ho tempo farò. Ciao. Guardami questo colore, questo farfalloso sull'occhio azzurro. Max, make up party subito, ad onore, così. Ciao.